ci sono tantissimi studi sul lavoro, sul mondo del lavoro. Ne abbiamo visti di tutti i colori, ma tutti gli studi tendono a vertere verso una direzione, verso un punto preciso. Il fatto che gli over 50, il 90%, moltissimi, praticamente tutti gli over 50 in cerca di lavoro, sanno, sono consapevoli di avere delle mancanze da un punto di vista tech, digital, insomma, di non essere adeguati al mondo del lavoro che sta arrivando. Ma pur essendo consapevoli, e quindi sapendo di non sapere, non si formano. Solo il 10-15% di queste persone in cerca di lavoro, che quindi avrebbero bisogno e necessità di formarsi, lo fanno. Sono pochissimi. Quindi questo ci mette davanti a degli scenari curiosi. Per esempio, l'Unione Europea dice che nei prossimi anni ci saranno centinaia di migliaia di posti di lavoro vacanti, proprio perché mancano le professionalità per poter coprire questi posti di lavoro. È altrettanto vero che LinkedIn, per esempio, in una ricerca pubblicata negli ultimi mesi, una ricerca molto importante portata avanti per un periodo relativamente lungo in tutto il mondo, ha decretato che esistono decine e decine di nuovi posti di lavoro che non sono mai esistiti prima, che non c'erano. Quindi che cosa vuol dire questo? Che siamo proiettati verso un universo in cui il 65% dei ragazzi di oggi, degli studenti di oggi, dei ragazzini che vanno in prima elementare oggi, farà un lavoro che oggi non esiste, non è stato inventato. Questo ci mette davanti a degli scenari che si espandono in maniera molto interessante. Uno è quello della formazione costante. Non dobbiamo pensare, nessuno di noi, qualunque ruolo noi si ricopra, può pensare che la laurea è un punto di arrivo. La laurea oggi è un punto di partenza. Dobbiamo costantemente imparare. E questo ci mette davanti all'altro scenario, se la guardiamo da un altro punto di vista, da un punto di vista delle aziende. Cioè, il mondo dell'HR deve rendersi conto, oltre a sapere, essere tutti consapevoli del fatto che è estremamente complesso trovare figure che siano in grado di coprire le mansioni di cui c'è bisogno, per i motivi che abbiamo detto, dall'altra parte è anche complesso trattenerle queste figure, ma è altresì complesso l'individuazione delle persone che possano essere perfette per un ruolo e che siano anche in grado di mantenersi skillate su questo ruolo. Bisogna individuare e cercare e assumere persone che siano in grado di continuare ad imparare nel tempo. Questo è il grande tema ed è la grande sfida del prossimo futuro per le aziende. In pratica, i manager che si occupano di risorse umane, che fanno il lavoro secondo me più difficile del mondo, perché risorse umane è una parola che da un certo punto di vista fa impressione, ragazzi, cioè si sta parlando della cosa più complessa che c'è e anche più straordinaria che c'è, e proprio per questo motivo devono un pochino cambiare il loro approccio al loro lavoro, al trovare le persone adatte a un certo tipo di lavoro. Oltre all'individuare quelle che vengono definite hard skill, cioè le cose che si sanno fare tecnicamente su un determinato settore, un determinato argomento, bisogna individuare anche le persone che siano in grado appunto di reinventarsi da un certo punto di vista, di reimparare, di imparare costantemente. Quindi, per esempio, un recruiting preliminare fatto sui social ci può aiutare non solo a capire se qualcuno è bravo a fare una cosa, ma anche come è arrivato a fare quella cosa, anche come per esempio si rapporta con gli altri, come si rapporta al proprio lavoro, come si rapporta a un insieme di cose che ci potrebbero essere estremamente utili in ottica di assunzione. E poi c'è un'altra cosa che è fondamentale: il colloquio di lavoro, o comunque quello che è considerato il primo contatto, potrebbe essere strutturato in modi diversi, con quella che quelli bravi chiamano gamification, cioè cercare di fare giocare le persone per estrapolarne le attitudini. E quindi cerchiamo di fare qualcosa di un pochino più umano e un pochino meno tecnico per riuscire ad individuare quelle persone che possono accompagnarci nel nostro percorso ed essere certi che ci accompagneranno in maniera proattiva, non solo ascoltandoci e facendo. È ovvio che la responsabilità personale nel cercare di formarsi, eccetera, è fondamentale quanto la responsabilità delle aziende nel mettere le persone nelle condizioni di potersi formare. Non solo autoformazione, quindi, ma anche mettere le persone nelle condizioni di poter andare avanti con un proprio percorso intellettuale, di studio, di lavoro. Il reskilling non può venire da una parte sola. Devono essere le aziende che in qualche modo mettono nelle condizioni di poterlo fare. E ovviamente questa formazione, questa riformazione da un certo punto di vista, deve essere anche personale. Deve essere mitigata o spinta su quelle che sono le attitudini o su quelle che sono le difficoltà. Quindi non si può pensare di fare formazione e basta, ma si deve cercare di personalizzare il più possibile. C'è un'altra cosa che le aziende devono cominciare a fare, anzi
per essere precisi, devono continuare a fare, perché è una cosa che si è sempre fatta, però bisogna migliorarla nella sua forma. In pratica è la partnership con chi di formazione fa il proprio lavoro, di fatto le università. In pratica, lo so che potrebbe sembrare banale, ma in Italia c'è un distaccamento netto, sostanziale, tra quello che è il mondo dello studio, che finisce a un certo punto, e il mondo del lavoro, che inizia quando finisce quello dello studio. Ecco, c'è un distaccamento troppo netto, troppo ampio. Spesso chi esce dalla scuola non ha idea di che cosa sia il lavoro. E quindi è fondamentale che le aziende riescano ad integrare maggiormente il lavoro all'interno dell'azienda con quello che esce e quello che può essere studiato e quello che può essere fatto all'interno dell'università. È fondamentale riuscire ad ampliare questo rapporto. Ci sono molti esempi in Italia che funzionano piuttosto bene da questo punto di vista, e non è per niente una stupidaggine. La ricerca che viene fatta all'interno dell'università può essere per il mondo del lavoro straordinariamente efficace da un punto di vista di business, e bisogna sfruttarla, perché così si aiutano anche le persone che fanno l'università a fare un lavoro che poi porteranno avanti con passione. Ovviamente il mondo dell'università non è l'unico mondo formativo che c'è in Italia. Pensiamo per esempio alle scuole superiori, agli istituti tecnici. In Italia non si cercano soltanto risorse di altissimo livello, ovviamente, ma anzi, da un certo punto di vista, per esempio, mancano tantissimi fresatori, mancano i cablatori, il mondo della fibra ottica che conosciamo tutti. Sono tutti mestieri, lavori che non si trovano, o meglio, non si trovano le persone che possono fare questi lavori. È evidente che il campo della formazione è diventato qualcosa che deve essere sinergico con il campo delle aziende, perché comunque non può più un settore fare a meno dell'altro. Ci sono tantissime aziende addirittura che si sono organizzate internamente per formare quelle mansioni mancanti. Ci sono dei buchi straordinari che possono essere riempiti, e possiamo dar da lavorare a tantissime persone da questo punto di vista. C'è una cosa alla quale io tengo tantissimo. È radicato in noi il pensiero, la convinzione che chi è più vecchio debba insegnare a chi è più giovane. Questa è la direzione dell'insegnamento, questa è la direzione della formazione. Perché? Chi l'ha detto? Forse era vero fino al 1990, e poi non è più così. Oggi c'è un'attività che quelli bravi chiamano reverse mentoring. In pratica è un'attività in base alla quale chi è più giovane all'interno delle aziende può skillare le persone che non sono più giovani in ambito digital. Quindi, per capirci, c'è chi è meno giovane che può imparare da chi è più giovane su settori in cui non sa nulla, e non c'è niente di strano. Al contrario, chi è in azienda da più tempo ed è più vecchio può insegnare pratiche aziendali e addirittura i valori aziendali a chi è più giovane e appena entrato. E quindi c'è un altro tema molto importante, perché quello che riguarda le risorse umane, ovvero il fatto che la formazione non è a senso unico. Non lo dice nessuno che debba essere a senso unico. Chiunque, grazie alle proprie attitudini o alle proprie caratteristiche, può insegnare a chiunque. L'unica verità sacrosanta e inequivocabile è che il mondo è straordinariamente cambiato. Ma la grande fregatura è che sta cambiando ancora. E la velocità con cui cambia aumenta paradossalmente, non diminuisce, aumenta. Quindi aziende, risorse umane, lavoratori, chi è in cerca di lavoro, tutti insieme dobbiamo cercare di metterci a fare qualcosa che non abbiamo mai fatto prima, perché il mondo di oggi è diverso dal mondo di prima. Quindi continuare a fare le cose che abbiamo sempre fatto non ci porterà più ad alcun risultato. Dobbiamo cambiare il nostro mindset, di cui parleremo, e dobbiamo cercare di evolverci.